Con Air questa mattina versione extra large con Marco Ventura, psicologo psicoterapeuta. Ciao Marco, che Ma buongiorno. ci hai raggiunti tempestivamente. E dicevo, versione extra large, avremo veramente tanti temi. L'ultima mezz'ora insieme fino a mezzogiorno, insomma, state con noi perché parliamo veramente di tante cose interessanti. La prima riguarda questa stanchezza così rivendicata da tutti nel post lockdown, che sembra una contraddizione in termini, nel senso che tanti dicono di essere stanchi e in realtà lo dicono anche quelli che magari per 2 mesi e anche più non hanno lavorato, sono stati in completo fermo. Ecco, e sembra contraddittorio perché si dice, beh, in lockdown in realtà hai avuto modo di rilassarti, riposarti e È quant'altro. Invece perché succede quello il questo? problema, che uno Troppo si tempo. abitua. Ah, ecco. No, veramente, è anche una questione fisiologica. Noi abbiamo una funzione che ci attiva, credo che sia qua nel sistema reticolare Sì. ascendente, che è quello che mantiene alto o basso il nostro ritmo. Se noi ci abituiamo a stare molto tranquilli, molto bassi, poi facciamo fatica a riprendere. Succedeva nelle vacanze. Non vi è mai Sì, che capitato che uno va in non vacanza? duravano mai così a lungo, c'è anche questo da No, dire. però quando uno va in vacanza, i primi giorni tiene i ritmi del lavoro, si sveglia presto perché è Sì. abituato a. Poi uno si abitua a quei 60 giorni alle Maldive che fanno tutti, ovviamente. Uno si abitua al ritmo maldiviano e quando torna a Genova diventa matto perché dice io mi svegliavo tranquillo, lentamente, tutto, adesso riprendere a correre non ce la faccio, mi sento male. Nel lockdown la cosa si è un po' amplificata perché siamo stati quelli che sono stati bene, sono stati 2 mesi a fare dei ritmi umani, ci Sì. si svegliava con calma, si faceva colazione sempre alla stessa mensa, si mangiava tutti assieme e questo ha abbassato il nostro livello di attivazione. Quando abbiamo dovuto ritornare Sì. velocemente ai tempi e ai ritmi di prima, le persone si sono trovate in affanno. Così come quelli che si sono trovati molto in affanno durante il lockdown, quando hanno detto liberi tutti, hanno detto boh, c'è stato un abbassamento. Però è Sì. fisiologico, non è Quindi non c'è strano. nulla da preoccuparsi, chiaramente, se si No, c'è affronta da un tema. aspettarselo. È un po' quando si torna dalle vacanze che ci vogliono quei 4-5 giorni per riprendere i ritmi Sì. e viceversa, quando si va in vacanza ci vogliono 2-3 giorni per prendere i ritmi delle vacanze. Invece la stanchezza, quella diciamo mentale, perché in realtà poi in lockdown però magari siamo stati rilassati dal punto di vista fisico, però poi abbiamo tenuto la guardia alta. Ma difatti poi, come si dice sempre, c'è caso e caso. Chi è rimasto molto alto e si è preoccupato tantissimo, dopo un po' uno si esaurisce. Certo. E quindi sono tutti fenomeni che sono psicologici nella spiegazione, ma sono fisiologici nel loro accadimento. Bisognerebbe Sì. conoscere un po' meglio come sono fatte le persone. Se conosci meglio come sono fatte le persone, riesci ad aiutarle. Per cui alcune cose che a noi ci stupiscono non sono logiche ma sono fisiologiche e quindi noi funzioniamo così. Se uno lo sa o se uno glielo spiega ci si stupisce meno e quindi la si affronta meglio. Quindi la consapevolezza in questo Eh senso, beh, come sì, sempre, come sempre. probabilmente aiuta. Per cui sembrano strane ma poi sono abbastanza come dire, Certo. normali per come siamo fatti. Ecco, lasciamo il lockdown che, e i suoi effetti che noi tentiamo sempre di esplorare perché comunque sono diciamo interessanti e poi riguardano in realtà poi proprio tutti noi. E andiamo ad un tema che riguarda l'adolescenza e i primi amori dei figli adolescenti. Wow. Questo è un tema bello consistente, diciamo che abbiamo poi tutto il tempo, direi stamattina abbiamo Sì, anche un minutaggio più ampio e parliamone, nel senso che tanti genitori chiedono una sorta di istruzioni per l'uso, no? Istruzioni per capire un po' come stare accanto a questi ragazzini, ragazzine. le cose sono un po' complicate. Ecco, Tanto non per avevo cambiare, dubbi, no, no. non avevo dubbi. Intanto adesso sembra che il periodo più strano sia la preadolescenza, cioè quella che va dai 12-13 ai 15-16-17, perché lì c'è un'attività relazionale molto alta e un'attività di presa di coscienza molto bassa.
cioè le cose si fanno perché si possono fare, quindi senza coinvolgimenti particolari, in particolare nell'ambiente sesso e dintorni, in cui si danno molto da fare senza avere grandissime complicazioni sentimentali. Sì. E questo è un problema grosso, piuttosto grosso. Questo incredibilmente è il contrario dei vecchi tempi, nel senso che ai vecchi tempi, seppur presi nelle turbe adolescenziali, magari doveva essere, no, almeno nel femminile, nell'immaginario femminile, l'amore è quello che poi ti conduceva al sesso. Adesso molto meno, specialmente in questa età. Quell'aspetto dei sentimenti viene in quello che chiamiamo adolescenza, perché si prende più coscienza dei sensi di colpa, dei sensi dell'affettività. Prima lo faccio, l'altro è gli sto dando un significato. Il problema dell'adolescenza, uno dei problemi, è che è atemporale. Quando uno parla con gli adolescenti dice, voi adulti, come se gli adulti e gli adolescenti fossero di due razze diverse. È che c'è un senso di immortalità, per cui sembra che il tempo non passi e quindi dice ti amerò per sempre, e il sempre di un adolescente tendenzialmente è nello spazio di 10 giorni, un mese, per cui si vivono le cose con una grande intensità e con degli aspetti molto idealistici, e questo crea un po' di sconcerto nei genitori, che invece sono un po' meno idealistici e sono un po' più pragmatici, per cui si preoccupano del fatto che questa cosa che nasce così non stiamo controllando bene dove andrà a finire. Non è così per tutti. Poi i ragazzi, come dire, saranno adolescenti, però insomma non è che sono proprio incoscienti, hanno una loro logica, fanno le cose, molti le fanno anche abbastanza bene. E quindi il discorso diventa caso per caso. È vero però che il senso del tempo di un adolescente è hanno uno span di futuro molto breve, certo. Mentre uno ha 30 anni, 40 anni, si chiede cosa farò tra 18-19, uno pensa di avere tutta la vita davanti, che ci sta. È che i genitori, che invece la vedono in una maniera diversa, vedono o prevedono quello che potrebbe succedere. Invece per quello che riguarda, e poi facciamo una pausa pubblicitaria, però ti chiedo di darmi un parere sulla contraccezione. Quando è secondo te il momento di parlare ai figli adolescenti di contraccezione, e poi se si deve parlare di contraccezione, e poi se si deve favorire addirittura a un certo punto, perché qui ci sono tanti pareri contrastanti. Su questo è un argomento paurosamente scivoloso, perché l'attività sessuale dipende dalla cultura, non è una cosa così istintiva, per cui a seconda della cultura e a seconda delle subculture ci sono delle regole più o meno esplicite. È sempre il discorso del tempo. 100 anni fa una ragazza di 18-19 anni aveva già un marito, 2 figli, non c'era sto problema. La contraccezione, poi bisogna vedere tutti gli aspetti religiosi, culturali. Per quello ti chiedevo, proprio per capire. Alcuni dicono che bisogna farla prima, altri dicono che bisogna farla dopo. Attualmente sarebbe bene incominciare a parlarne un po' prima, perché i ragazzi hanno accesso a internet. Sì. E quindi cosa succede? Che assumono notizie da fonti varie ed eventuali. Allora varrebbe la pena che invece ci fosse anche una fonte un po' più consapevole, un po' più vicina, che è quella del genitore. Genitori che a loro volta non è che hanno proprio risolto tutti i loro problemi sessuali. No, certo. E quindi poi sono un po'... Non cola, voglio dire, la verità dal genitore molto spesso. In più l'attività sessuale di 20-30 anni fa non è l'attività sessuale di adesso. Però sarebbe meglio parlarne per come dire, aiutare i ragazzi a non prendere ad esempio i film o i filmati su YouTube, perché quelli sono documentari, sono finti, però diventa l'unica fonte di conoscenza, e non è bello che l'unica fonte di conoscenza siano il passaparola degli amici o quello che vedo su internet o su
YouTube, perché in una certa maniera sono veramente esagerati. E quindi se uno prende quello come modello, può darsi che poi ci sia qualche problemino. Se ne parlasse un po' prima, in una maniera un po' più serena, o perlomeno, io parlo di porno, però c'era un altro discorso sui film d'amore. Sì. Anche quelli sono film, non è che funziona così. Certo. E c'è una simpatica battuta che dice, vorrei una storia d'amore come nei film. E la risposta è, non c'è problema, i film durano 120 minuti. Ecco, questo è detto tutto. Però bisognerebbe parlarne con un po' più di serenità, con un po' più di tranquillità e senza lasciare i ragazzi disorientati a prendere notizie e modi di fare a caso. Torniamo tra pochissimo, andiamo in una breve pausa pubblicitaria e continuiamo con questo discorso, magari chiedendoti anche qual è l'età giusta per cominciare. Ah, te lo chiedo dopo, però. Tra pochissimo.